Presidente, 53esima Gran Gala del Pesce Spada qui a Bagnara il 6 agosto, è tutto pronto quasi? Sì, è tutto pronto, non poteva essere diversamente, però carissimo amico mio, carissimi telespettatori, io prima di parlare del Gran Gala del Pesce Spada vorrei invitare tutti coloro che ancora debbono decidere di trovarsi una collocazione per l'estate di venire a Bagnara. Perché noi è vero che facciamo il Gran Gala del Pesce Spada, ma è vero che viviamo in una cittadina veramente sorridente, una cittadina accogliente, ecco perché tra le altre cose c'è anche il Gran Gala del Pesce Spada. Gran Gala che noi, a differenza della data che tu hai detto, è il 5 di agosto la degustazione, perché facciamo diversi giorni e concludiamo con la degustazione del prelibato piatto, cucinato questa volta con grande orgoglio dello scrivente, del sottoscritto, ma anche di tutti quanti noi altri, cucinato da tutti i ristoranti di Bagnara, o meglio da tutti gli chef del ristorante di Bagnara. Questo è un motivo particolare per invitare tutti coloro che hanno la voglia di assistere, di divertirsi, di passare una serata gradevole, di venire a Bagnara. Cosa metteremo nel piatto, diciamo, oltre il pesce spada? Beh, nel piatto metteremo tutto ciò che riguarda il pesce spada, quindi partiremo dall'antipasto a base di pesce spada, ci saranno due mezzi primi e ci saranno due mezzi secondi a base di pesce spada. Ovviamente dando la possibilità agli chef, che come dicevo prima, di cucinare dal loro punto di vista come meglio loro sanno fare, e poi concluderemo con la, ovviamente nel piatto ci sarà anche il vino e il pane, per concludere poi con una diciamo band di folk, perché non si tratta di dare e far ballare tutti coloro che vengono, come dicevo prima, per divertirsi. Ci sarà un'altra novità: quest'anno collaboreranno con la Proloco, e quindi con il consiglio della Proloco, tutti l'associazione dei commercianti, i quali commercianti rimarranno aperte per tutto il tempo previsto del Gran Gala. Non solo questo, ma i gelatai daranno il gelato ad un prezzo ridotto. Quindi c'è tutta una movimentazione favorevole per far sì, come dicevo prima, che Bagnara possa essere visitata, possa essere visitata, ma approfittarne, perché quella sera, come dicevo prima, c'è diciamo una festa, anziché farla di giorno la facciamo di notte, quindi una sorta mezzanotte bianca, mezza, perché la notte bianca poi si prolunga per la mattinata, ma noi la notte fino all'una alle due.